Passiamo al professor Stefano Zamani. Abbiamo voluto chiamare questo momento l'economia civile come idea appunto generale. Possiamo dire che il professor Stefano Zamani è un po' insomma, uno dei padri dell'economia civile in Italia e non solo in Italia, e allora insomma chi meglio di lui per farci entrare in questo tema. Bene, grazie. Potete molto. Fargli un applauso a loro due, non a me, a loro sì. Grazie molte. Paolo, buonasera a tutti. Sono ovviamente lieto di partecipare con l'amico e collega Leonardo Becchetti a questa chiacchierata informale, al termine della quale ci sarà tempo e spazio per domande di qualsiasi tipo, quindi voi siete autorizzati a sollevare questioni o porre domande su qualsiasi argomento. Rispondo allora alla domanda del nostro moderatore. Quello dell'economia civile è un paradigma, non è una teoria. Un paradigma che vuol dire letteralmente una visione del mondo. In questo caso il modo con cui si vede il problema economico e si individuano le soluzioni atte a risolvere i problemi di una comunità, grande o piccola che sia. Questo paradigma è tipicamente italiano e questo è bene che ce lo ricordiamo, perché nasce precisamente a Napoli nel 1753, quando l'Università di Napoli, prima al mondo, istituì una cattedra universitaria di economia che denominò cattedra di economia civile. E il primo cattedratico si chiamava Antonio Genovesi, nativo di Salerno, ma che poi si era trasferito a Napoli. E il libro di Antonio Genovesi, sul quale gli studenti si preparavano per sostenere l'esame, era intitolato Lezioni di economia civile. Quindi quello dell'economia civile è un paradigma squisitamente italiano, che da Napoli si trasferisce poi a Milano, Modena è stato un altro centro, ma siccome i modenesi sono modenesi, come peraltro gli altri italiani, l'hanno completamente dimenticato. Perché pensate a Muratori. Muratori aveva la cattedra di economia civile a Modena, già alla fine del Settecento e così via. E perché questo avviene? Per ragioni che adesso non è il caso qui, a meno che ci sia un interesse. Perché il paradigma dell'economia politica, invece, che è l'alternativa, si sviluppa in Scozia, in terra di Scozia. E siccome l'Inghilterra è il primo paese che dà origine alla prima rivoluzione industriale, a seguito della quale diventa la prima potenza economica del mondo, che manterrà fino, come voi sapete, alla prima guerra mondiale, quando gli Stati Uniti faranno il sorpasso, è accaduto che un paese, quando diventa, come dire, ricco, il più ricco, finisce sempre con l'esercitare l'egemonia culturale. Voi sapete che questo è un concetto che il nostro Antonio Gramsci aveva, al quale Antonio Gramsci aveva dedicato grandi attenzioni, ma siccome Gramsci era molto intelligente non era stato capito neppure dai suoi compagni del Partito Comunista Italiano, perché le cose vanno così, se uno è troppo intelligente è fatica. E lui lo dice, attenzione, perché la ricchezza non è solo che chi è ricco mangia le ostriche dalla mattina alla sera e beve whisky dalla mattina alla sera, uno potrebbe dire arrangiati. Ma non è così, perché chi diventa ricco prima o poi finisce con l'esercitare egemonia culturale, cioè a manipolare la testa della gente, facendo credere che se io sono diventato super ricco è perché me lo merito. Tu non sei ricco, colpa tua. Perché è colpa tua? Perché non sei diventato ricco. Quindi l'egemonia culturale ha fatto sì che il paradigma dell'economia civile, che aveva altri presupposti antropologici, già alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, scompare di scena. E la cosa interessante è che sta ritornando oggi, nell'ultimo direi ventennio, quarto di secolo, non solo in Italia ma soprattutto nei paesi anglosassoni, questa visione, questa prospettiva che noi chiamiamo dell'economia civile sta riemergendo. E qual è il fattore tra i tanti che ha favorito questa riemersione dopo quasi due secoli di silenzio
Io, lui ha detto il padre, io non sono il padre, semmai è genovese. Quello che a me è accaduto circa nel 1993, quando scrissi un saggio, perché mi ero imbattuto per puro caso nel libro di Antonio Genovesi, che non sapevo che esistesse. Io mi sono laureato a Milano, ma mai un professore dell'università mi aveva parlato di questo paradigma, che aveva una sua storia e anche abbastanza diffusa nell'Italia di tutto il Settecento e primo Ottocento. Lo scoprì per caso e da lì è nato tutta una serie poi di riflessioni da parte di tanti altri amici e colleghi, che Becchetti è uno di questi, ma ce ne sono altri e così via. Allora, il punto qual è? Cosa ha determinato in questi ultimi tempi questa ripresa di interesse nei confronti di un paradigma che sembrava morto e sepolto? La questione dello sviluppo sostenibile. Ecco perché è collegato con il Festival dello sviluppo. Perché? Per dirla in poche parole. Perché dobbiamo tener conto che la distinzione da farsi è quella tra crescita e sviluppo. Per colpa degli economisti, nel loro insieme, poi dopo ci sono le eccezioni, gli economisti sono dei cani che andranno all'inferno, sicuramente. Perché fanno credere a tutti, quelli che non studiano l'economia, che dire crescita e dire sviluppo sia la stessa cosa. Ma dico, ma si può essere più delinquenti di così? Questa è delinquenza. Sapete cosa vuol dire essere delinquenti, no? Delinquente è uno che non fa quello che dovrebbe fare. Quindi non è una brutta parola dire delinquente. In italiano ha questa accezione, ma in inglese delinquente è uno che non fa quello che si dovrebbe. Perché la differenza è questa, che il concetto di crescita non è tipico degli esseri umani. Anche gli animali crescono, anche le piante crescono. Lo sviluppo è esclusivo proprietà dell'essere umano. E ricordo sempre che per capire il punto bisogna scrivere sviluppo così, S-sviluppo. Perché nella lingua latina una S davanti a una parola vuol dire il contrario. Quindi sviluppo vuol dire togliere i sviluppi, le catene, ciò che ti impedisce di fiorire, di agire. E le catene, a seconda delle epoche storiche, possono essere la fame, può essere la malattia, l'ignoranza e via discorrendo. Quindi l'idea di sviluppo è legata al concetto di libertà. Se uno non ama la libertà, non vuole lo sviluppo. La crescita, invece, è riferita alla datità materiale. Ecco perché, se voi vedete una pianta, mica dite quell'albero si è sviluppato dall'anno scorso, dite è cresciuto, giustamente, perché chiaramente solo chi ha a cuore un principio, un valore come quello di libertà può capirlo. E allora lo sviluppo umano integrale ha tre dimensioni, una di queste tre è la crescita. Quindi l'economista civile non è contro la crescita, a condizione però che la crescita avvenga in maniera compatibile con le altre due dimensioni, che sono la dimensione socio-relazionale e la dimensione spirituale. O spirituale non vuol dire religiosa, eh? Uno, se poi è credente, ci mette del suo, ma il concetto di spirituale è, pensate, la cultura. La cultura ha a che vedere con la dimensione spirituale. Allora, il punto è esattamente questo. Lo sviluppo umano integrale è un progetto di trasformazione della realtà in maniera tale che le tre dimensioni della crescita, perché la crescita ci vuole, dobbiamo mangiare, è chiaro che abbiamo un corpo che va nutrito adeguatamente, eccetera, ma la dimensione della crescita proceda in armonia, starei per dire di pari passo, con le altre due dimensioni. Ecco allora perché da quando le Nazioni Unite hanno approvato e ha lanciato al mondo intero i 17 goals, si è tornati a ripensare all'economia civile. Adesso capite. Perché se voi volete la crescita, non c'è bisogno dell'economia civile. Andate sull'economia politica e sono bravissimi. Vi insegnano tutto ciò che serve per massimizzare il PIL. Tu lo massimizzi il PIL, poi dopo ti rendi conto che hai distrutto l'ambiente, che hai rotto le relazioni interpersonali, per cui la gente è sempre più infelice, perché si sente sola, abbandonata e così via. Però hai lo stomaco pieno, il portafoglio pieno. Quindi oggi siamo esattamente a questo punto. Vuoi la crescita e basta? Continua con il paradigma dell'economia politica. Vuoi lo sviluppo, perché ci si sta rendendo conto dove stiamo arrivando, allora bisogna andare su quell'altro paradigma.
E l'ultima battuta, voi direte perché è così? Perché i presupposti antropologici e il fine perseguito dai due paradigmi sono diversi. Qual è il presupposto antropologico dell'economia politica? Homo homini lupus, Hobbes, che vuol dire ogni uomo è un lupo nei confronti degli altri uomini. Quindi l'assunto è quello di una antropologia negativista, cioè gli uomini sono essenzialmente cattivi, cercano di fregarti, di sbranarti. Allora voi cosa dovete fare? Se pensate che io sia così, non avete altro da fare che cercare di proteggervi e soprattutto di diffidare, di non fidarvi, perché chi si fiderebbe di un lupo affamato? Solo uno ci aveva provato con successo, si chiamava San Francesco, vi ricordate il lupo di Gubbio? È bellissima quella vicenda, no? Però tutti si... L'assunto antropologico invece dell'economia civile è reso da Genovesi stesso con la frase homo homini natura amicus, che vuol dire in latino ogni uomo è per natura amico di un altro uomo. Vedete come cambia la prospettiva? Anche se io non vi conosco, io però parto dall'idea che voi potete essere miei amici e quindi intervengo a relazionarmi con voi per, come dire, fluidificare e rafforzare questi vincoli di amicizia. L'altra differenza tra i due paradigmi è questa, che il paradigma dell'economia politica ha come fine da perseguire la massimizzazione del bene totale. Per l'economia civile il fine è la massimizzazione del bene comune. E oggi tutti parlano di bene comune, ma voi fate un esperimento. Quando sentite uno, politico o no, che parla di bene comune, ditegli, dammi la definizione di bene comune. Lui dirà qualcosa, ma non è la definizione di bene comune, è la definizione di bene totale. E voi direte, che differenza c'è tra totale e comune? Molto facile. Che il bene totale è una sommatoria, il bene comune è una produttoria. E qual è la differenza? Che in una sommatoria, se anche qualche addendo viene annullato, zero, la sommatoria rimane positiva. Anzi, se io porto via voi e lo do a loro, può anche accadere che la somma totale aumenti. Perché se voi siete un po' handicappati, poco intelligenti, poco produttivi, vi porto via le risorse, ad esempio vi sbatto fuori dal mercato del lavoro, e poi li do a loro e quindi il bene totale aumenta. Nella produttoria, che è il bene comune, non è così, perché anche se un fattore del prodotto zero è l'intero prodotto che va a zero. Quanto fa zero che moltiplica un milione? Fa zero. Zero più un milione fa un milione. E allora capite il senso della metafora aritmetica, che nella prospettiva del bene comune io non posso lasciare via, in disparte, non posso scartare nessuno. Perché anche se scarto un gruppo sociale piccolo così, il bene comune viene annullato. E capite che questo fa una bella differenza dal punto di vista politico, tra chi opera politicamente per aumentare il bene totale oppure chi vuole aumentare il bene comune. Ecco perché il tema della diseguaglianza oggi sta prepotentemente tornando all'attenzione. Perché per curare solo il bene totale siamo arrivati al punto in cui quell'1% è ricco come il 99%. Io so che voi siete tra quell'1%, quindi beati voi che siete così ricchi. Però è una cosa, cioè, bisogna riderci sopra, perché altrimenti bisognerebbe piangere. Però col cavolo che, ad esempio, gli economisti dell'economia politica, salvo qualche rara eccezione, si preoccupino. Perché loro ti dicono, il mio compito è insegnare come massimizzare la crescita, cioè il bene totale. Ma oggi la gente che vive nel quotidiano sa che non si può andare avanti così. Ecco allora perché parlare oggi di economia civile ha senso, perché i nodi sono giunti al pettine. E quello ambientale è uno, l'aumento delle diseguaglianze è un altro nodo, il calo di felicità cosiddetta pubblica è un altro nodo, e altri che la gente in sostanza ha capito che le promesse di quel vecchio paradigma oggi non possono essere più mantenute. È da lì che, come adesso dirà il professor Becchetti da par suo, tutta una serie di iniziative nel nostro paese sono nate già da diversi anni, tra cui il festival, ma adesso non gli porto via la parola. Chiudo soltanto con questo. Ricordate che civile
è l'aggettivo di civitas. Il sostantivo che corrisponde a civile è civitas. Cosa vuol dire civitas in latino? Ce l'ha detto Cicerone. Cicerone era bravo, eh? I romani erano intelligenti, dopo sono un po' scaduti, perché lui è di Roma, quindi. Però la civiltà romana veramente c'è tanto di cappello. La differenza è questa, che la civitas è la città delle anime, dice Cicerone. La urbs, da cui la parola urbe, è la città delle pietre. Allora, la scelta che è di fronte a noi è: vogliamo operare per costruire la città delle anime o la città delle pietre? Ognuno è libero di operare la scelta che ritiene più opportuna. Grazie.